Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica, oggi insieme assisterete ai miei danni fatti durante il Black Friday. Ebbene sì, ho trovato finalmente il tempo e la modalità zen per registrare questo video. Ho già spacchettato tutto, quindi i pack secondari ve li farò vedere così di volé, perché sennò questo video dura 3 giorni. Allora, ho fatto tanti danni, ho fatto diversi acquisti, devo dire che ho risparmiato veramente tantissimo, quindi sono stata una brava bambina. Infatti spero che Babbo Natale sia clemente con me, ma lo scopriremo, perché vi farò anche il video dei miei regali di Natale e quindi mi piace condividere con voi insomma i miei acquisti e quello che ricevo insomma durante l'anno. Se vi va, venite a seguirmi sulla mia pagina Instagram, La Donna Qualunque. Facciamo un po' di unboxing, un po' di sconti, un po' di tutto nelle storie. Date un'occhiata ai miei post e iscrivetevi al canale YouTube per supportarmi. Allora, dove ho acquistato? Iniziamo subito. Inizio subito col dirvi che i siti dove ho acquistato in questo Black Friday sono Pinalli, Nabla, e di Nabla ho fatto veramente tanta scorta perché c'era il 40-50%, e poi vabbè, adoro i prodotti, e Bio Boutique La Rosa Canina, che amo, e se vi va vi lascio il codice sconto, vendono anche lì Nabla. Infatti tra l'altro ho ricevuto un pacchettino carinissimo da Bio Boutique, che ringrazio. E poi una cosa che non voglio dirvi il brand, ma lo scopriremo dopo, perché sennò è troppo spoiler, quindi aspetterete un attimo, ecco. Allora, prima di cominciare sto registrando alla fine questo pezzo perché mi sono dimenticata di farvi vedere. Allora, la matita, ho preso questa matita di Neve Cosmetics, che è la pastello nella colorazione Experiment, che mi ispirava da tempo, ed è un bellissimo rosa nude. Guardate che carina. Ok, e sono tra l'altro molto molto lunghe come matite, hanno un ottimo prezzo, devo dire. E poi vi volevo fare vedere i campioncini che mi sono stati omaggiati. Abbiamo Acqua di Parma, Fico di Amalfi, profumo ovviamente, Flower by Kenzo e One Million, versione credo da uomo, di Paco Rabanne. Come profumo ho anche Nero le Orchidee dell'Occitane, questo mi ispira da provare. E poi abbiamo di un bagnoschiuma al Baobab di Maternatura, un fondotinta sublime di Puro Bio, questa che mi ispira un sacco, è una maschera per capelli da Bio Boutique, Cristina, maschera capelli divina, questa mi ispira tantissimo. E poi sempre dell'Occitane en Provence, riparazione intense, anche questo è un altro balsamo condizionante insomma dell'Occitane. Allora, iniziamo con Mulac. Ho acquistato Mulac sul sito di Pinalli e ho preso, questo è il, diciamo la cialda, e questo è il pack secondario. Le ho già tirate fuori tutte e due, sono due terre per il contour. Sinceramente queste terre le aveva menzionate Liquors Beauty all'interno diciamo delle sue stories e mi avevano intrigato perché cercavo qualcosa per il contour freddo. Volevo provare su Bio Boutique La Rosa Canina le cialde singole di Peter Hack dell'ultima palette, però quella fredda, la terra fredda, era sold out, e quindi ne ho approfittato e ho provato queste due di Mulac, che sono, quella più scura è Morfeo, questa qui, e quella più chiara è Ipno, questa, e le faccio vedere da vicino. Quindi i primi due acquisti sempre di Mulac. Ho voluto provare una tinta labbra, che sono quelle classiche Ultra Matte Liquid Lipstick nella colorazione In My Birthday Suite, che credo che sia la più famosa del brand. È molto carino il pack, è squadrato, ha il tappo un po' fa effetto damascato,
La colorazione è molto bella, l'ho già provato, devo dire che hanno un'ottima tenuta, davvero. Io purtroppo fumo, quindi ho il vizio della sigaretta, e molto spesso le tinte labbra le mangio, quindi durano poco, e invece questa qua devo dire ha una buona tenuta e quindi mi ha soddisfatto. Anche la colorazione è molto bella, vi faccio anche qualche swatch, perché no? È un nude molto molto bello, molto perfetto direi. Questa è la colorazione ed è veramente bella. Ormai io ho le mani color cadavere, però questa è la colorazione ed è un bel, è una bellissima colorazione di nude, veramente. Allora, per quanto riguarda Mulac, ho preso questi tre prodottini. Poi rimaniamo sulle tinte labbra e ho acquistato l'Extreme Velvet di Mesauda, che possiedo già in qualche colorazione, però ho preso Sunday Morning. Sapete che a me piacciono tantissimo le tonalità nude, e quindi questa però sulle labbra non l'ho ancora provata. Devo dire che è molto simile al rossetto di Mula, che è un pochino più chiara, ecco, questa è la tonalità, ok. Questa è Mulac e questa è Mesauda. Anche questi rossetti devo dire a me piacciono molto come rossetti a lunga tenuta. Io poi comprerei tutte le collezioni di tutto, ovviamente non si può, però avevano una bella percentuale di sconto e quindi ho deciso di comprarne un altro. Ultimo prodotto labbra, passiamo a Nabla, e qui abbiamo un po' di cose da vedere. Ho acquistato anche qui un altro nude, sono più o meno tutti e tre simili a questo punto i colori. Ho preso Sweet Gravity, io ho diverse di queste tinte labbra di Nabla, devo dire che mi piacciono molto, hanno un buon profumo, sono sottili, sono a lunga tenuta, durano forse un pochino meno di quelle di Mulac, però a me piace molto, mi piace molto il finish. Vi faccio vedere anche questo, e devo dire che sono stata piuttosto sul banale come colorazioni, però d'altronde sono quelle che uso di più. E questa qui è Sweet Gravity di Nabla, quindi vanno proprio a scala. Abbiamo In My Birthday Suite di Mulac, abbiamo Sunday Morning di Mesauda e qui c'è Sweet Gravity di Nabla. Ok, non so se in camera sono uguali, però sono diversi, mi raccomando. Cioè, oddio, se li vedesse mio marito mi dice, senti, ma cosa hai preso, tre rossetti uguali? Io sono lì a guardare il micro mezzo tono di differenza di ogni cosa, sono un po' fissata con le colorazioni. Poi, una cosa che desideravo tantissimo e da tantissimo tempo era questo pennello di Nabla, che voi direte, ma io lo desideravo tantissimo, è un pennello per l'illuminante che sto aprendo adesso con voi, quindi non l'ho ancora provato, ed è questo qui, mi piace un sacco, è proprio highlighter brush, c'è scritto sopra, non so se riesco a farvelo vedere, e ha proprio, è un pennello da illuminante super soffice e appunto permette di andare a dosare bene l'illuminante. E lo puntavo da tempo e siccome era super scontato l'ho preso finalmente, sono felice come una bambina. Comunque questi, secondo me, adesso sono usciti nuovi pennelli di Nabla, ma questi tutti oro secondo me sono super eleganti, punto mio di vista personale, per me sono i più belli. Poi allora ho preso un prodottino di Neve, di Neve Cosmetics, ho preso la Cipria Velvet Matte Flat Perfection, che ero super curiosa di provare, mi piace un sacco il pack, vedete che è irregolare, non sono prodotti recenti, però sono prodotti che avevo in wishlist da tempo e appunto volevo provare e recensire, insomma avere una mia idea insomma su questi prodotti, perché trovo che siano comunque prodotti molto chiacchierati. Questa è la colorazione ed è la più chiara, credo. Non mi chiedete il numero perché non lo trovo. Comunque è molto molto chiara e molto molto sottile, e questa non vedo l'ora di provarla. Neve fa diverse tipologie di ciprie a seconda appunto del tipo di pelle, del risultato che si vuole ottenere, e io ho voluto provare questa. E cioè, i rossetti liquidi di Nabla hanno un profumo
tipo di cocco vanigliato, non so, sono troppo buoni. Allora, torniamo, andiamo avanti con Nabla e praticamente sono rimasta scioccata perché ho acquistato, voglio farvi vedere il pack, il correttore di Nabla che non avevo ancora provato, magari più della metà di voi l'avrà già provato. Comunque è questo, il pack secondario è bellissimo, è esagonale, guardate che bello, tutto decorato oro, è il close up concealer nella tonalità light ivory, ho preso, ed è gigantesco, guardate, è inutile dire che ne ho sentito parlare strabene sia del correttore che del fondo, quindi ho acquistato anche il fondo, erano anche loro super scontati, 40-50%, quindi ne ho approfittato con una mano sul cuore e una sul portafoglio, ho fatto l'acquisto e ho preso l'L35 Light. Quindi io non so dirvi adesso se le colorazioni sono corrette, se il prodotto mi piace da pazzi, perché sinceramente queste cose le ho messe lì per farvi prima il video, non le ho ancora provate, avremmo potuto truccarci insieme, però veramente è un periodo che sono super stressata, presa da mille cose, quindi non sono riuscita a fare questo tipo di video. Comunque di questi due prodotti ne ho sentito parlare veramente bene da chiunque e non potevo non provarli. Poi rimaniamo su Nabla e ho fatto veramente, si può dire schifo, ho fatto schifo perché allora questa qui gentilmente mi è stata inviata da Bio Boutique La Rosa Canina, che ringrazio, ed è la Cutie Palette Metropolitan. Io ho la Platinum, che è la prima che ho preso appena uscita la collezione, che è quella che mi aveva più colpito, che mi sembrava un po' più elegante e raffinata. Questa è molto frizzante come palette. Queste sono le colorazioni, l'ho già swatchata, chi mi segue su Instagram ha visto l'unboxing e troviamo questo colore molto particolare. Inutile stare qui a raccontarvi la pigmentazione degli ombretti di Nabla perché sono pazzeschi, vi faccio giusto tre swatches così al volo e questa appunto è la Cutie Metropolitan. Queste sono le tre colorazioni. Allora, a me gli ombretti di Nabla piacciono molto, devo dire la verità, mi trovo bene, si sfumano facilmente, sono molto pigmentati. A me piacciono gli ombretti che il colore che vedo nella cialda lo vedo sull'occhio, quando lo vedo poi un po' che non è scrivente, così poi mi passa la voglia di usare le palette, quindi ho deciso di acquistarle cosciente del fatto che comunque sono palette che io utilizzo. Poi ho comprato la Berry, quindi ho tutte e tre le cutie uscite quest'anno e questa qui era, diciamo, quella che mi ispirava di più dopo la Platinum. Questa è la Wild Berry, guardate che colori. Questa adesso l'apro con voi. Stupenda. Anche qui abbiamo un corallo, però è meno accentuato, diciamo, è più un rosa corallo, mentre l'altro è un pochino più forte nell'altra palette. Poi abbiamo questo fucsia, questo proprio marrone berry, perché si chiama proprio blackberry il colore, ed è violaceo quasi. E poi abbiamo questi shimmer che sono spaziali. Anche qui vi faccio tre swatch al volo. Prendiamo Botanic Juice, che è questo, per farvi vedere anche che è diverso. Prendo Venom, che è il fucsia, questo qui. E poi prendiamo uno shimmer che è Alchemy 2.0, che è quello che mi ispira di più, che è un po' un top coat comunque come colore, mamma mia. Questi sono i tre colori della Wildberry, cioè guardate i riflessi. Comunque un mio parere personale è che tipo gli shimmer di Nabla sono veramente ricercati, hanno proprio quello sparkle particolare che io ritrovo magari in qualche palette di Huda, diciamo un pochino più costose, perché comunque Nabla secondo me ha una fascia prezzo ancora abbordabile, non la trovo proprio lussuosa, diciamo, come punto prezzo. L'ultima palette di Nabla, giuro, però mi mancava, cioè allora adesso le ho tutte, quindi per farvi capire che a me il brand piace, e mi manca solo la Poison Garden, dovrebbe chiamarsi Poison Garden, comunque mi manca solo una palette che è quella che mi ispira di meno, e, però niente, ok, questa è la Dreamy 2, è uscita l'anno scorso mi pare, sì, io non l'avevo comprata e
tutti parlano strabene di questa palette. Trovo che abbia delle tonalità molto autunnali, invernali, quindi ci sta molto nel mood. Facciamo qualche swatch anche di questa, finalmente ci puccio le dita dentro, io sono felice come una bambina. Guardate che belli, sono stupendi, bellissimi, io non ho parole. Mi piacciono un sacco, sono super contenta di questi acquisti e non vedo l'ora di creare un po' di make-up con loro. L'ultimo acquisto che ho fatto durante il Black Friday, perché l'ho trovato scontatissimo, vi anticipo che su Sephora costa 125 euro e io sono riuscita a prenderlo quasi a metà prezzo. Non male. Parliamo di Pat McGrath, questa è la cover, diciamo la custodia secondaria. Mi è arrivato questo pacco perché l'ho acquistato proprio sul sito di Pat McGrath, non ho pagato dogana, e ci ha messo un po', tipo quasi un mesetto, 20 giorni abbondanti, e è arrivato questo pacco misterioso, senza scritto nulla, nero, cioè sembrava quasi una roba tipo un'urna ceneraria, non so cosa dirvi, una roba strana comunque. E mi incuteva un po', sembrava un pacco bomba. E quando l'ho aperto c'era la palette. Questa palette ha praticamente quasi solo ed esclusivamente colori shimmer. Però ho sentito parlare stra bene di Pat McGrath. E quindi io penso che per una collezionatrice di make-up, comunque una palette quantomeno, bisogna provarla di tutti i brand. Nel tempo, ovviamente uno non è che si deve lanciare e comprare di tutto, però mi piace quando si parla di un brand avere, diciamo, una mia idea in merito, e quindi ne ho approfittato perché questa è una delle palette più diciamo varie a livello, c'ho infilato dentro un dito. È una delle palette più varie a livello di colorazioni e quindi mi ha incuriosito. Adesso vi faccio qualche swatch di questa palette. Guardate. Sembra un video ASMR. Vabbè, io ogni tanto li guardo per addormentarmi, eh. Mio marito mi dà della... dice, ma ce la fai? Eppure a me rilassano. Burro anche loro. Cioè, devo dire che sono molto... confortevoli mentre si swatchano, come quelli di Nabla, eh. Voglio vedere se segnano la palpebra oppure se, cioè insomma, voglio studiarmi un po' questi ombretti. Queste sono le colorazioni e sono meravigliose. All'interno di questa palette troviamo esattamente tre ombretti matte, tutto il resto è metallizzato, shimmer, duochrome, top coat, insomma chi più ne ha più ne metta, ci sono diverse finiture all'interno. Io ovviamente non vedo l'ora di tuffarmi e spalmarmi tutto sulle palpebre. Ok ragazze, mi è rimasto il braccio, sono tutta mezza sporca, adesso vado a lavarmi perché ho fatto 850 milioni di swatch. Io spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, fatemi sapere cosa avete comprato voi durante il Black Friday, se avete fatto qualche danno, qualcosa, voglio saperlo, sapete che mi piace confrontarmi con voi un sacco. Io vi ringrazio per essere state in mia compagnia, vi mando come sempre un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.